buon pomeriggio eppure buon. Papà. Allora, come visto da copertina, un video assaggi. Mi chiedete sempre: fai video assaggi, però vi dirò la verità, siccome la dieta, la mia praticamente ormai è un caso disperato perché ogni volta va in vacca, capito? Perciò cerco di tenermi nel mio limite a mangiare il meno possibile. Ok, ecco, però mi chiedete sempre i video assaggi, ce ne sarebbero tanti che vorrei fare, però sinceramente evito appunto perché sono tutte cose ipercaloriche, iperbuone, che poi io non è che video assaggi me ne devo mangiare uno, se compro tipo sta scatola ce ne sono dentro quanti? Quattro e me li devo mangiare tutti e quattro, perché qua in casa l'unica che li mangia sono io, perché mio figlio lattosio non ne usa, non ne mangia, non ne beve. Insomma, niente, ecco. Però dai, ero molto curiosa di provare questi qua, le gocciole che sono i biscotti più amati dagli italiani. Devo dire la verità, quanti gelati stanno continuando a far uscire, tutti che fanno il gelato. Tanto apriamo, dove cazzo si apre questa scatola qua. E poi vacca bestia, oh, ma costano un porcaio. Allora io li ho presi perché erano in ferie. Se in ferie erano, buonanotte, erano in offerta. Perciò in offerta l'ho pagati 3,60 euro, credo, o 3,40 euro, una roba del genere. Però ho visto che se non sono in offerta costano 5 euro e passa. Cioè, saranno pure novità, però stico se le fanno pagare queste novità, capito? Che poi fanno un'apertura così, dimmi come lo tiro fuori io qua il gelato. Cioè, se tu mi fai un'apertura così, così, cioè io qua, come lo levo il gelato? Devo per forza rompere la scatola, perciò, ah, ma ce ne sono dentro due mignotte, ci sono dentro, due ce ne sono dentro. Allora. Latte fresco qualità di qualità, due biscotti per quattro pacchetti. Ah, ce ne sono dentro due, tipo i Ringo. Cioè, di tutto ormai, di tutto fanno il gelato. Hanno fatto dei Ringo, dei Twix, dei Mars, dei Bounty. Mo' ci sono quelli della Kinder che devo vendere un ren per comprarli perché 5,90 euro di una scatola di gelati, cioè sono veramente fuori di testa. Hanno fatto quelli della Poké Coffee, della Ferrero Rocher, hanno fatto, cioè ormai gelati, ecco. Allora, intanto il gelato, facciamo l'influencer, facciamo una cosa fatta bene, si presenta così, sembra una virgola. Io sinceramente invece che i balocchi li avrei chiamati i virgoli, le virgole, perché se voi ci fate caso sembra una virgola. Ecco, potevano chiamarla le virgole invece che i balocchi. Ecco, invece li hanno chiamati i balocchi, ma non importa. Qua gocce di cioccolato io ne vedo ben poche, cioè come potete vedere ci sono due, tre qua, due, tre qua, ma qua manco l'ombra di una goccia di cioccolato. Andiamo con l'assaggio. Come mi dispiace fare questo video, guardate, voi non avete la più pallida idea. Lo devo fare proprio per forza, per la scienza. Buoni sono buoni, eh. Ormai mi conoscete, voi sapete che io biscotti, non è che venga matta per i biscotti, non ne compro quasi mai, solamente se li trovo dentro nella degusta box o cosa, ma io proprio biscotti raramente ne compro perché proprio non divento matta. Biscotti e patatine io no, però devo dire che
il biscotto non è neanche tanto duro, perché voi dovete sapere una cosa, mi sembra che ve l'ho detto tante volte, cioè, aspettate, perché dopo dicono che faccio i controsensi e non va bene, e perciò devo dire le cose dette bene. Questo biscotto è morbido, cioè non è duro, perché a me quando è duro, non mi, cioè anche il cono, no? Il cono tipo Algida qua e là, quando voi lo comprate, a me piace più moscio che duro, capito? Vi giuro, a me piace più moscio che duro, non sarò normale io, può essere, però a me quando è molliccio, che in bocca si friabilita, friabile, cioè che molliccio in bocca che senti, ecco, a me piace di più. Invece quando c'ha quel cono che è duro, che ti spacchi i denti a mangiarlo, ecco, a me non piace. A me piace più quando è moscio, ecco. Spero di essermi capita abbastanza. Sì, beh, io mi sono capita, spero di aver capito voi, capito? Che voi avete capito. Vabbè, dai, mangiamo, va. Comunque, il biscotto è morbido. Il biscotto no, amore, tanto posso dare. Il biscotto è morbido. Cioccolata nel biscotto, cioè, potete vedere che gocce di cioccolata nel biscotto, un che nemiga. C'è nella panna dentro, pochi, però. Però nel contesto, dai, gli do un 7,5. 7,5 perché è buono. Se devo dire la verità, ho assaggiato sia i Ringo, ma ho assaggiato questi e ho assaggiato anche gli altri che sono. Non mi vengono in mente. Quelli rotondi che c'erano in offerta, anche quelli. Quelli rotondi. Non mi vengono in mente, sono sempre biscotti rotondi con la crema di nocciola dentro, che ci sono i biscotti, hanno fatto anche i gelati, ma c'erano anche l'anno scorso, questi qua non so se è una novità, non so se questi c'erano l'anno scorso, non credo, perché c'è scritto novità. Cavolo, non mi viene in mente come si chiamavano quelli là. Che nervi. Beh, scrivetemelo sotto se vi ricordate. Sono quelli rotondi, marroncini con dentro il marroncino. Ci sono anche quelli, i biscotti. Avevo fatto il video assaggio l'anno scorso, ma non mi ricordo il nome di questi biscotti. Ah. Comunque questi sono i meglio. Appunto perché hanno il biscotto morbido e non duro. A me piace di più morbido. Una goccia di cioccolato. Buoni dai, buoni. Anche se vi devo dire la verità, io all'estate preferisco gelati, non quei biscotti, perché se fa caldo, no? Tipo se fa 40 gradi. Tu hai voglia di qualcosa di fresco. Se tu mangi tipo i biscotti, ti viene sete dopo, perché una volta mangiato questo, se non c'hai a portata di mano una bottiglietta d'acqua, ti sembra di essere in mezzo al deserto, perché cerchi l'acqua perché fa caldo, perché il biscotto attira, capito? Attira l'acqua. Comunque buono, dai. Non lo ricomprerò perché ripeto, preferirei più tipo una cupa del nonno. Che mo' ho visto che hanno fatto le scatole da 6 di cupa del nonno, prima era da 4. Però lo devo provare messo nel microonde. E la cupa del nonno, cerchi di lo mettere nel microonde per scioglierlo.
Uno dei gelati preferiti resterà sempre il Magnum. Sempre. Magnum bianco o quello al caramello, penso che sia il gelato preferito. Perché a me sinceramente i coni, non, cornetti non mi piacciono, cioè se ce li ho lì lo mangio, però se proprio devo comprare, compro il Magnum o compro le vaschettine se ci sono allo yogurt, compro. All'estate mi piace molto magari il fior di fragola, mi piace, o i ghiaccioli, o il calippo, anche quello, prediligo questi. Ma mi dispiace che devo mangiare anche il secondo, ma ormai è aperto. Anche perché ragazzi, tutti i gelati potete provarli. Ma che abbiano la crema del Magnum non esiste, cioè la crema che c'è dentro nel gelato Magnum è ineguagliabile, è troppo buona. Ho fatto anche le vaschettine, però cazzo c'hanno un prezzo, mamma mia, veramente, oh. C'hanno di quei prezzi che sono assurdi, eh. Hanno veramente di quei prezzi assurdi. Come cacchio fai a? Io ho visto il video assaggio che ha fatto la Facchetti di tutti i gelati, anche Issimo, Issima, Issimo, quello lì. Veramente ha fatto vedere, cioè, Issima mi sembra che beh, la Facchetti sono sicura. L'altro mi sembra che sia sì. O Issimo o quello Veneto di Padova. Che a me i nomi sapete che non me li ricordo. Aveva fatto vedere che aveva assaggiato tutti i gelati della Kinder, però tutti quanti 5,90 € a scatola. E cioè gelatini grandi così. Che anche quello anche i gelati della, come si chiama? Mars, Raffaello e Pocket Coffee. Cioè anche quelli costano tanto. E i gelati sono così dentro, cioè sono in miniatura, no. Piccolini così, una roba allucinante. Lascia pure che siano buoni, però per tirarti via la voglia di gelato te la devi mangiare tutta la scatola, perché io se mi danno un gelato grande così, cioè, minimo ti mangio tutta la scatola, che cazzo ne faccio io di un gelatino così, dai. Ma proprio via. Per me ha già fatto venire sete. Perché il biscotto t'allappa la bocca. Vabbè, io il video assaggio l'ho fatto. Badate bene che l'ho fatto solamente ed interamente per voi. Io ho sto ciuffo, vi ricordate che già l'avevo tagliato. Di qua non ce l'ho e di qua ce l'ho. Cioè, a me dà un fastidio vederlo. Lo tiri su e viene giù. L'ho fatto per voi, dopo non vi lamentate. Scrivetemi sotto nei commenti che gelati avete provato, le novità, chiedetemi magari una novità che volete che io provi, se la trovo, magari la provo. Io vi mando un bacio, vi auguro buon fine settimana, perché questo video uscirà oggi che è sabato. Buon fine settimana, vi mando un bacio, iscrivetevi, mettete un like se vi fa piacere. Ciao!